Ciao, sono Paolo Brada, mi piace riparare di tutto e riciclare ciò che non è riparabile. Iscriviti al canale e spunta la campanella con la voce tutte, così saprai quando pubblico un nuovo video. Consegna al piano e installazione di questa cucina con forno Beko, che adesso non si vede granché, ma che fra poco toglieremo l'imballaggio e vi farò vedere. In più la installeremo. Aprilo e tiro la pressione. Spero che abbia. Non vede che vede. Occhio alle scale. Sono fuori. Ti pausa un attimo. E vai con lo spacchettamento, ma questa dove la mettiamo? Come ti allora devo aprire la finestra qua, guarda. Solo che la prolunga lì. Ma che carini questi pezzettini di legno. Integra sembra integra. Sì. Senza graffi? Acciaio verniciato e il piano in acciaio inox. Oh, qua possiamo fare le... quale lasagne? Quale pizza? Corredato di teglie, griglia, una bella griglia, pacchi di istruzioni. Allora, colleghiamo la cucina vecchia, tiriamo via anche il tubo. Potrebbe tornare utile. Adesso vediamo per l'installazione di quella nuova. Nella confezione abbiamo gli ugelli in funzione del gas che utilizziamo. Ci sono anche delle guarnizioni e degli adattatori. Più anche roba per installarla. Quindi andiamo a prendere una guarnizione nuova data in dotazione e andiamo a mettere al tubo vecchio. Qui abbiamo il doppio tubo che possiamo utilizzare in funzione di dove ci ritroviamo nel tubo del gas, forse un tubo fisso a parete. Abbiamo anche questa comodità. E questo lo andiamo a ricollegare al nostro tubo a parete, che ha anche un rubinetto che può sempre essere utile da chiudere, oltre che avere il generale all'esterno. Abbiamo anche un rubinetto qui all'interno. Allora, la chiave del gas ce l'hai, quindi andiamo a stringere per bene in modo che non perda. Stessa cosa, stringiamo anche sulla cucina e qui siamo a posto. Guarda qui, qui abbiamo una spina Schuco che andremo a collegare per far funzionare il forno. Ora andiamo a mettere al posto di quella vecchia. Siamo. Andiamo a togliere le griglie, togliamo il polistirolo, c'è un macello di spuntino, ormai facciamo così, e abbiamo i nostri quattro fuochi. Adesso bisogna vedere che ugelli ci sono montati. Oh. Questi sono ugelli per metano, e questi sono ugelli per butano, propano, che è il nostro caso. Quindi abbiamo un lavoretto da fare, dobbiamo munirci di chiavetta e smontare tutti quanti gli ugelli, sostituirli, perché con il nostro gas non è destinato a funzionare. Così è con gli ugelli del metano, quindi esce un po' troppo gas perché sono più larghi, vanno sostituiti. Qui abbiamo gli ugelli che dobbiamo sostituire e c'è anche già contrassegnato in che punto vanno montati per non sbagliare. Con una chiave come questa o una tubolare, così siamo più comodi a lavorare, possiamo andare a smontare quelli già montati. Svitiamo l'ugello più grosso e ci andiamo a mettere il corrispondente più fine.
al suo posto. Questo perché non bruciamo metano. Se avessimo bruciato metano, eravamo già pronti all'utilizzo. Infatti possiamo vedere la differenza rispetto a prima, che adesso è come dovrebbe essere. Anche l'ultimo ugello è sostituito, quindi possiamo mettere lo spartifiamma e collaudarlo. Ok, direi che l'installazione è perfettamente riuscita. Allora, la luce va, la ventola va, scaldare scalda. Fai dei rumorini un po' strani, però sembra funzionare. E quindi la nostra cucina col forno della Beko è montata. Possiamo dire che per il prezzo che costa, poi vi metto il link in descrizione così potete andarvelo a vedere, diciamo che da quello che chiedono. Non è di eccelsa qualità, le manopole sì, sono in plastica, non sono di altissima qualità, speriamo che non si rompano, però spero che trattandole bene si riesca a mantenerle. L'unica cosa che mi viene da vedere è che sono, non è proprio di alta qualità, per il resto la porta sembra buona, viene con un po' di placche che ci sono classiche nei forni, il forno funziona, bisogna collaudarlo in cottura, accensione con la parte elettrica e il gas. Il piano in acciaio inox, c'ha le griglie, sono di acciaio verniciato, non è che siano il massimo, meglio l'acciaio inox, però ovviamente non si può neanche pretendere, è una cucina che si aggira intorno ai 300 euro tra forno e piano cottura, quindi non possiamo certo pretendere che sia tutto inox, però per il resto per ora non sembra male, poi vedremo se andrà bene anche in futuro. Bene amici, anche questo video è terminato. Io come sempre vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti, vi chiedo anche di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e spuntare la campanellina se volete restare aggiornati sui futuri video. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto o non mi piace se il video non vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici perché potrebbe essere utile a tanti altri come noi appassionati di fai da te. Così facendo mi aiuterete a far capire al mondo intero quanto è importante riciclare, riutilizzare, utilizzare le proprie mani e quanto è bello costruirsi le cose in fai da te. Detto ciò, a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.